Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Da quanto tempo è così? Qualche mesetto e più. Ma quando telefonate? Ma tutto il condominio che abbiamo telefonato. Poi non è che c'è tutta quest'acqua da Agrigento, no? Da buttare. Appunto, Cuscenza, appunto venne di cancere. Questa è solo una delle centinaia di perdite d'acqua nella quarantennale rete idrica di Agrigento. Dove vedi delle buche stradali o degli avvallamenti, molto spesso c'è stata una perdita idrica ognaria. Ad Agrigento città si perde il 52% dell'acqua che viene messa nella rete. In tutta la provincia la media supera il 60%. Per poter fornire un metro cubo d'acqua a un cittadino bisogna comprarne due o quasi tre. Le tariffe aumentano, oggi siamo un gestore pubblico, però non abbiamo risolto granché come situazione. Una delle acque più care, ma che non abbiamo. Qui infatti l'acqua non arriva tutti i giorni come nel resto d'Italia. Due volte alla settimana arriva. Io devo programmarmi la lavatrice, mi devo programmare la lavastoviglie in occasione che arrivi l'acqua, ed è una cosa tristissima, soprattutto per donne che lavoriamo. L'acqua ogni due o tre giorni comporta quello che vediamo dalle immagini, cioè le famiglie sono costrette, gli utenti, ad avere delle riserve idriche anche consistenti. Chi si affaccia da questo belvedere per guardare i templi, il mare, prima vede i serbatoi in polietilene o in eternit di tutti i colori. Da almeno 12 anni si parla dell'appalto per la nuova rete. Ad aprile dovrebbe finalmente andare in gara, ma il rischio è che non riporti Agrigento alla normalità, anche perché in molte case non sono mai stati messi i contatori. Non va meglio se ci spostiamo nelle campagne. Questa è la famosa diga di Gibeti, è stata costruita e realizzata oltre 30 anni fa. Siamo nei territori a cavallo di Sommatino, Delia, Naro, quindi una zona fortemente vocata per l'agricoltura. Non essendo collaudata questa diga in tutte le sue parti, non può invasare acqua. Chi la conosce bene racconta che in caso di forti piogge, questa diga che copre 100 ettari si riempie in una notte. Oggi è vuota, ma anche se piovesse, le paratie rimarrebbero aperte e l'acqua finirebbe buttata. Lì a monte c'è una casa custode con le luci accese anche di giorno, però di fatto gli agricoltori non hanno alcun beneficio di questa mega grande opera. Allora, ministro.